che io sono il giocatore più perdente della storia. No, perché ha giocato 29 anni. Allora, se uno guarda le partite, ma... No, ti spiego il ragionamento. Io ho vinto tantissimo, ho vinto 500, però ho perso. Aspetta, ho perso 3 finali di Champions League, ok? Una finale di Supercoppa Europea, 3 finali di Coppa Intercontinentale, perso, una finale di Mondiale, una finale dell'Europeo, una semifinale di Mondiale, e poi ti posso andare avanti, no? E quindi ho avuto la fortuna, no, di vincere tanto, e quindi ho visto tutte queste finali perse come una cosa che fa parte del gioco, quindi sinceramente ho accettato